E buonasera ragazzi, bentornati sul canale e benvenuti in questo nuovo video in cui, come potete vedere, siamo sul profilo di Andre con il suo magico sommergibile. Facili ed invisibili, partono i sommergibili. Per andare a giocare con una fantastica arma del pinnacolo. Sto parlando del revocatore, la nuova arma del pinnacolo, il nuovo fucile di precisione. Di cui adesso andremo subito a vedere i perk, che vi ricordo sono fissi essendo un'arma del pinnacolo. Innanzitutto abbiamo un telaio aggressivo, quindi danni e rinculo elevati. Buono, dopo ne parliamo. Una canna estesa, quindi un'estensione per canna che aumenta la gittata e riduce la maneggevolezza, che controlla moderatamente il rinculo. Proiettili rifiniti, quest'arma può sparare a distanze maggiori, aumenta la gittata. Mira istantanea, prendi la mira molto più rapidamente, veramente un buon perk. Mentre il perk peculiare di quest'arma è il ribaltamento della fortuna, ovvero quando manchi un colpo il proiettile viene reinserito nel caricatore dopo un breve lasso di tempo. Perk molto utile perché sia ci permette di recuperare i colpi che manchiamo quelle volte in cui appunto magari failliamo qualche colpo, e sia ci permette di provare qualche colpo un po' più azzardato, perché tanto alla peggio ci recupera il colpo, quindi non è troppo grave. Detto questo, io direi di andare subito a vedere come ci giochiamo in partita. Ok, desolazione ci sta abbastanza per un cecchino. Vi faccio subito vedere come funziona il perk, ovvero se noi spariamo dopo pochissimo il colpo ci ritorna in canna. E ci sta, è veramente, a parte ovviamente che è molto molto veloce come avete visto, il che ci permette di non perdere troppi colpi e di fare magari provare a fare queste cose, che tanto non, la maggior parte delle volte non ci verranno mai, però se ci venissero sarebbe molto carino. Tra l'altro mi vedete col cappellino perché tipo mi sono svegliato adesso e ho dei capelli orribili, il cappellino essendo blu è tipo probabilmente sarà invisibile, ma vabbè. Ok, una cosa che non mi piace, come avete visto qua, il colpo me l'ha ridato intanto, è il fatto che comunque il perk di questo cecchino è buono perché è buono. Ma il cecchino in sé non mi fa per niente impazzire, nel senso che non saprei dirvi, il mirino è ottimo perché il mirino è imboscata, quindi lo stesso dell'Aken, che è un cecchino che uso molto. Però, non è un archetipo di cecchino che mi fa particolarmente impazzire. Ok, qui cozzo carino. Vedete, queste qua sono le cose che si possono provare con quest'arma, che tanto alla peggio non entrano. Ok, questo qua per esempio non è entrato. Dammi il colpo. Tu adesso sbuchi e muori. No, non è vero perché ho failato tutto. Stacca, stacca. Niente, ci ho riprovato, vedete. Adesso per esempio non è entrato, ma alla fine sti cazzi perché esplodi anche tu. No, tipo infame. Dicevo, alla fine sti cazzi perché tanto mi ridava il colpo. Certo, ovviamente questo discorso vale in un ambito in cui non rischiamo la vita, nel senso che non è che pusho i nemici col cecchino, sparo e vabbè tanto mi dà il colpo, no, perché tanto muoio, quindi non avrebbe molto senso. Tra l'altro ci tengo a precisare che il perk funziona solo in alcuni casi, in che senso? Nel senso che se per esempio, ecco, io adesso ho sparato e il perk, il colpo mi è stato ridato, ma se per esempio io avessi sparato due colpi consecutivamente molto veloci, mi avrebbe dato solamente uno di quei colpi in caso li avessi mancati entrambi, ovvero l'ultimo. Se avessi sparato due colpi consecutivamente, il primo fosse stato mancato mentre il secondo fosse andato a segno, ok, il secondo colpo non mi sarebbe stato ridato. Il primo colpo, dicevo, non mi sarebbe stato ridato perché appunto avevamo sparato il secondo colpo, e il secondo colpo non mi sarebbe stato ridato semplicemente per il fatto che era in body o insomma è andato a segno. Un'altra cosa che non mi fa impazzire è il fatto che ha un mirino veramente, sì, un mirino, un caricatore veramente veramente molto basso. Oh, crepa, ma questo come fa a sparare tre colpi? Raga, ma che cavolo, ma che vuol dire? No, questa, ma questa, raga, spiegatemela, vi prego. Questo, vi rimetto il replay, questo ha sparato tre colpi di Duca in una cosa tipo un mezzo secondo. E per esempio il primo colpo, vabbè, qui il primo colpo è andato a segno, quindi non è un ottimo esempio. C'è da dire che comunque il flinch anche in questo caso è alto, Questa cosa del flinch, ragazzi, io sinceramente spero che in qualche modo la risolvano, perché boh, è veramente molto 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 fastidiosa. Cioè, ma proprio tanto tanto tanto. C'era il perk dell'amato che avete visto nei giorni passati. Cioè, il perk non l'avete visto, avete visto l'amato,
che potrebbe risolverlo, però sinceramente non è che mi fa impazzire questa cosa che sia un deficit così alto. Già il cecchino comunque è un'arma, non dico difficile, però insomma non proprio semplicissima da utilizzare. Ecco, questo preso in body. Questo c'è il bobino, il Goro che ti sei suicidato. In più gli mettete anche un deficit così alto. Secondo me non è molto equilibrata come cosa, però vabbè. C'è una petizione, leviamo il flinch al cecchino. Sì. Asci. Ok, sta lobby, raga, non sono molto furbi, Sono tutti quanti venuti col cecchino, escono lentissimi e muoiono tra atroci sofferenze. Però boh, sinceramente questo caricatore un po' piccolo non è che mi faccia impazzire, Perché comunque è vero che è difficile fare più di 3 kill di fila, o comunque usare più di 3 colpi, però ecco. Per esempio io qua i colpi li ho buttati, ne ho buttato uno, perché il primo colpo non è andato a segno e poi ne ho sparato subito un altro, però cazzo. Ok, questa partita io ho fatto 18 kill e 1,2, quindi non ho fatto un buon punteggio. Lo dico perché nei video scorsi mi avete detto che dicevo di non aver giocato benissimo e facevo dei dati di merda. È vero, ma perché io nei video di cecchini gioco esclusivamente col cecchino, raga. Cioè io 18 kill le ho fatte col cecchino. No vabbè, avrò fatto 3-4 kill con la super più, non so, 5 al massimo con il Not Forgotten, con la secondaria. Io la maggior parte delle volte gioco con il cecchino, quindi ci sta che faccia dei punteggi bassi, è logico, perché vado solamente con il cecchino, quindi ci sta. Ok, Pacifica non la migliore delle mappe per un cecchino, vediamo un po' cosa riusciamo a fare. Vorrei soffermarmi un attimo sul cecchino in sé in questa partita, non tanto sul perk, per farvi capire quello che volevo dire prima. Che non c'è nessuno, che tristezza. Fail. Ecco, questo qua è uno degli aspetti di cui vi parlavo prima, ovvero il fatto che il cecchino in sé non è che mi faccia particolarmente impazzire. Che schifo, non l'avevo vista mica sta granata. Il cecchino in sé non mi fa particolarmente impazzire. Lo vedo molto con un cecchino come gli altri. Cioè preferisco mille volte l'amato, ma proprio tanto, rispetto a un'arma del genere. È vero che ha un perk buono. Vedi, io mi continuo body questo cecchino. Che miseria. È vero, dicevo che ha un perk particolare, un perk molto utile anche. Esce un po'. Non esce. Però, sinceramente preferisco avere un'arma normale, magari anche con dei perk. Guarda quanti body metto! Quanti body metto, raga, ma cioè, poi mirando la testa, capito? Dicevo, preferisco mille volte un'arma normale, che magari abbia dei perk abbastanza, appunto, normali, come può essere l'amato, anche magari con il perk del flinch, questo è stato subito io che non ho sparato, a un cecchino del genere che sì, ci sta, il perk è fantastico, però, non è che mi faccia impazzire come cecchino, non mi trovo benissimo. Certo, a parte quell'azione di prima che l'avete vista, un quick costo pauroso, tipo questo l'ho preso in body un'altra volta, ma vabbè. Ecco, quando mi sparano invece ci chiappo sempre. Il flinch mi fa prendere in testa, questo è strano. Ok. Bolla, carina, dai. Questa ci stava. Mi fa rimangiare un po' di cose di quello che ho appena detto sul riguardo a questo cecchino. Certo, poi è comodo ovviamente, uno ci fa anche affidamento spesso e volentieri. Quello perché non è morto, ok. Niente. I noscope proprio non ci riesco a mettere, raga. I quick ultimamente mi entrano, per carità. Però i noscope su sto gioco proprio per niente. Su Destiny 1 bene o male mi entravano, invece qua no. Vai così. Qualcun altro dietro. Rapido. Esci. Mannaggia la morte. Ecco, forse un lato negativo è il fatto che se come cecchino non vi fa impazzire, non vi ci abituate troppo. Nel senso che poi c'è il rischio che fate troppo affidamento sul perk e perdete un po' il senso del cecchino. Per esempio questo, come ho fatto a prenderlo al body, raga? Cioè, questo cecchino prende solo body, è incredibile. Ma poi non sa in quale modo, perché quello l'ho preso in piena testa. Questo non l'ho preso, però è un altro discorso. No, fail. Infame, mi sono confuso. Poi vabbè, probabilmente ragazzi, il fatto che a me non piaccia molto come cecchino è soggettivo, Perché ci sono cecchini e cecchini, c'è gente a cui piace il lungo addio, che a me per esempio fa veramente cagare. E viceversa, il di solitario che
a molti fa schifo. E a me piace tanto. Ok, dai, però ultimamente ci sto prendendo la mano, devo dire. Rispetto alla prima partita ci sto prendendo decisamente la mano. Sto facendo più kill. Avrò fatto, penso, 3 kill con Not Forgotten, 1 o 2 con la Super. Dai, vediamo di farci qualcosa in questi ultimi 10 secondi. Qualcuno, qualcuno? Dai, datemi una testolina. Una sola. Oh, così all'ultimo, raga. Dai, l'altro, buona. Fantastica, bella fine, raga, bella 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 fine, soddisfattissimo. Ho fatto anche un buon punteggio perché ho fatto 20 kill e 2-0. Penso di aver fatto 15 kill tutte col cecchino. Anzi, ci andiamo subito a vedere, perché tanto Ander ce l'ha prodigiato, quindi lo vediamo subito. Eh beh sì, perché prima era, se non sbaglio, a... Non ho fatte parecchie, era 56 se non sbaglio quando abbiamo iniziato il video. Non vorrei dire cazzate, però mi sembra che fosse 56. Quindi 15 e 15, buono. Ok, allora raga, mi rimangio tutto quello che ho detto, perché alla fine non mi ci trovo benissimo, ma l'ho fatta le kill, ci ho giocato bene. Quindi ho trovato una squadra di pippe, oppure non ve lo so dire, perché quello che mi ha fatto dire che non mi ci trovo benissimo è il fatto che non abbia una maneggevolezza troppo troppo alta, come può essere appunto il solitario o l'amato. Però devo dire che il perk sicuramente è utile, quello è utilissimo. E detto questo, però, fantastico, ci sta veramente tanto. Io ragazzi, quindi ringrazio ancora Andre e il suo sommergibile. Facili ed invisibili, partono i sommergibili. E detto questo, direi che se il video vi è piaciuto lasciate like, commentate, condividete tutti quelli che conoscete e che non conoscete, che c'è la bellissima. Seguiteci anche su Instagram, Facebook, con ogni video. Vi lasciamo qua sotto in descrizione anche del bellissimo, nuovissimo, fantasticissimo sito. E detto questo, ci vediamo alla prossima. Ciao! Io sono Gaul. E la tua luce. Mia.